Nessun dramma in casa biancorossa, soddisfazione moderata in quella rosso-blu, ma pensiero già rivolto al prossimo turno. Questi gli stati d'animo di Teramo e L'Aquila all'indomani del derby del Bonolis vinto dai ragazzi di Zavettieri. Il Teramo ha perso la testa, ma Vivarini non fa drammi, anche se il trainer aprutino ha catechizzato a dovere i suoi ragazzi per alcuni errori di gestione commessi nell'arco del match. Ora il pensiero è rivolto alla sfida di Ferrara, dove la Padula e compagni se la vedranno con la neocapolista SPAL. È un campionato che, come abbassi un po' di cattiveria, di attenzione, di meticolosità nelle preparazioni della partita, e tu perdi, perché ci sono dei giocatori, un episodio, un giocatore ti fa gol e perdi le partite, quindi veramente dobbiamo stare molto molto concentrati. All'Aquila fanno festa soprattutto i tifosi, il tecnico rosso-blu invece è già concentrato sulla gara di sabato con la Lucchese. Dopo aver ottenuto il primo successo della stagione, si pensa a sfatare il tabù del Fattori per recuperare il terreno perduto. Qualunque fosse stato il risultato, non sarebbe cambiato il nostro modo di pensare. E adesso c'è una sola cosa da fare, lavorare bene in settimana e pensare solo alla Lucchese. Tutto il resto sono dettagli. Per quanto mi riguarda, la squadra sa che voglio questo.